Probabilmente a oggi ancora qualcuno farà differenziato e preferiamo testarli a poche ore dalla gara. Le scelte dipenderanno in questo momento purtroppo quasi solo ed esclusivamente su chi sarà a disposizione e starà meglio. Poi sono anche situazioni completamente diverse, c'è cioè chi ha problemi traumatici e chi invece magari ha affaticamenti muscolari. È chiaro che sono anche, ci sono anche rischi diversi e ci sono anche valutazioni diverse da fare insieme allo staff tecnico. Un problema muscolare, se lo devo rischiare, lo rischio dall'inizio perché non mi va poi dopo di dover fare un doppio cambio. Per i problemi magari traumatici o tendinei, si può anche gestire con degli antidolorifici o degli antinfiammatori, quindi molto della formazione la farà lo staff medico sto giro. È una partita complicata come le sono quasi tutte, perché tante le volte si va a vedere poi dopo solo post partita, cioè, ma gli altri erano scarsi, ma gli altri erano poca roba. Io mi sono sentito dire la stessa roba con Renate qui e poi dopo vedi che Renate pareggia con Alessandria. Le valutazioni vanno sempre fatte anche sulla prestazione che vengono fornite dalle due compagini. Qualche volta si è, secondo me, rimarcato la meno qualità che avevano offerto nella prestazione, nella gara contro l'Arezzo rispetto a quello che magari aveva fatto la nostra squadra. Però a parte questo, credo che solo ed esclusivamente il fatto che in una settimana abbiano cambiato direttore sportivo ed allenatore, alla vigilia o quando il mercato di gennaio è alle porte, ci debba far capire che tipo di partita andremo, che tipo di avversario andremo ad affrontare domani. Hanno preso un allenatore che è un gran motivatore, che è sempre riuscito ad avere degli impatti estremamente positivi quando è subentrato in corsa e dovremmo essere particolarmente bravi a fare un certo tipo di gara, con la massima attenzione, però anche sempre con la massima determinazione nell'andare alla ricerca del massimo risultato. Viste le ultime gare che hanno fatto, credo che sia probabile, considerando anche che Pagliari avrà solamente, penso, due sedute per poter provare qualcosa, magari potrebbe anche continuare su questa strada. È anche vero che a Pisa, quando subentrò Dappane, che giocava 5-3-2, si mise 4-4-2 e riuscì poi dopo a portare il Pisa alla finale playoff contro il Latina. E quindi non lo so, è una squadra che comunque anche nella gara contro il Siena, nella parte finale quando provava a recuperare il risultato, si era messa 4-4-2. Non lo so, credo che difficilmente andrà fuori da questi due sistemi di gioco, però se ora dovessi scommettere un euro, magari lo perdo, ma se dovessi scommettere un euro lo scommetterei sul 4-3-3.